Buongiorno, siamo con Daniele Novara, che è il direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti, che ha sede a Piacenza. Lui è un pedagogista, scrittore di libri di pedagogia, di educazione di grande interesse. L'ultimo che ha pubblicato è Non sarò la tua copia. E con lui parliamo oggi di un tema che è sulla bocca di tutti e che a tutti in questo momento interessa, che è il problema della valutazione. Il tema è ritornato, come dire, di grande attualità dopo la notizia che il governo ha intenzione di approvare una disposizione che ripristina per la valutazione degli alunni di scuola primaria la situazione ante 2020, cioè in altre parole viene cancellata la cosiddetta piccola riforma Azzolina e si ritorna ai giudizi sintetici che c'erano addirittura non prima, ma che c'erano ancora prima del 2008, no? Ecco, allora, qui la questione è un po' strana perché il ministro ha più volte detto: noi facciamo questa operazione per consentire agli alunni, ma anche alle famiglie, di capire meglio, di saperne di più, perché queste frasi, queste formule che ci sono con l'ordinanza ministeriale 172 del 2020 non fanno capire la situazione alle famiglie e ai bambini. Con i giudizi sintetici, invece, si capisce meglio. Tu che cosa ne pensi? E dico che è il giudizio sintetico, è il voto che è evasivo e incomprensibile, non parla. Ma cosa vuol dire 4, cosa vuol dire 5, cosa vuol dire 7, cosa vuol dire? Non restituisce un processo di apprendimento, perché questo è lo scopo della scuola. La scuola non è un tribunale che deve punire qualcuno perché non ha studiato. Il compito della scuola è di restituire apprendimento a quelli che entrano nella scuola, che vivono la scuola, che non è un edificio, ma una comunità. E allora è necessario, come nel resto d'Europa, uscire dalle scale numeriche. La scala numerica che vuole essere ripristinata dal ministro del ministero è quella tradizionale che era presente anche nel trentennio. Ecco, fermati un attimo però. Però scusami, il ministro replica dicendo: no, ma attenzione, noi non vogliamo ripristinare i voti numerici, noi vogliamo, come dire, ripristinare i giudizi, quindi sufficiente, discreto, buono, ottimo. Quindi non parliamo di voti. Però probabilmente ci sono delle analogie fra la scala insufficiente, sufficiente, eccetera, e la scala 6, 7, 8, 9, o no? Ma certo, i giudizi sintetici sono gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, buono, discreto, ottimo. Sono sei giudizi che corrispondono sostanzialmente a sei voti, così come in Svizzera, sostanzialmente anche in Francia, per cui non c'è un è semplice, come dice il ministro, perché corrispondono a dei voti, altrimenti non avrebbe molto senso richiamare alla semplicità, alla chiarezza, come intendi. Il problema è vabbè, problema ce n'è tanti di problemi. Comunque, l'idea che le famiglie sarebbero soddisfatte da questo ritorno al passato, fatto salvo che non si capisce perché le famiglie dovrebbero essere soddisfatte per il ritorno al passato, che non è mai di buon auspicio, ma è questo: come farebbe una famiglia e ovviamente un alunno essere contento di gravemente insufficiente o di insufficiente? Ecco, teniamo conto che alla primaria attualmente le dizioni narrative cosiddette sono quattro. In via di prima acquisizione, base, intermedio e eccellente, no?
Forse non è eccellente, comunque sostanzialmente Il succo è quello, è certo. quello. È ovvio che in via di prima acquisizione non può essere equiparato a un 4, un 5, addirittura un 3, come senz'altro viene equiparato gravemente insufficiente, se poi c'è insufficiente, gravemente insufficiente 4 e insufficiente 5, non bisogna aver fatto un master di statistica per capirlo, così come sufficiente 6. E quindi anche se si continua a sostenere non è un ripristino dei voti, ma neanche nel trentennio c'erano i voti, ma c'erano queste scale numeriche insindacabili che cristallizzavano appunto una volta per tutte la prestazione dell'alunno che se non aderiva pedissequamente agli standard veniva mortificato con queste formule Ecco. e io sfido qualsiasi famiglia nostalgica a dirmi che sarà contenta, felice come una Pasqua euforica dell'avere finalmente gravemente insufficiente per suo figlio. Ecco, però senti Daniele, il ministro e anche altri politici sostengono, sì, però scusatemi. La vita è fatta anche di insuccessi, quindi sarà bene che i bambini, i ragazzi, se non si applicano, se non studiano, sarà bene che capiscano che questo è un insuccesso e quindi si devono attrezzare per imparare di più, per imparare meglio. Ok, esatto, la tua domanda è perfetta, Reginaldo. Cioè, se noi lavoriamo sul tema del successo o dell'insuccesso, questa semantica indiscutibilmente rimanda alla gara e quindi a un'idea di scuola, non dico competitiva, molto di più, è una gara addirittura, chi arriva primo, chi arriva dopo, eccetera, eccetera. Io vorrei, come tutti i miei colleghi, cambiare questo scenario. Non è una gara, è un luogo dove si va a imparare. E com'è che si impara? Lo sanno tutti, lo sanno tutti. Si impara sbagliando. E quindi non è un problema di successo o di insuccesso, ma della possibilità stessa di sbagliare. E quindi è chiaro che se tu sbagli, fai un errore, poi devi fare uno sforzo, ma in funzione dell'apprendimento, non di una gara. Io ringrazio il ministro, te lo dico subito, Reginaldo, perché per la prima volta da quando faccio questa professione è riuscito in un'impresa che era impossibile, cioè a mettere d'accordo tutti i pedagogisti italiani, tutti. Non se ne trova uno che sia favorevole al ritorno dei numeri e delle scale numeriche. Senti, mi sembra un atteggiamento il tuo un po', come dire, in stile futurista. È interessante, insomma, questa cosa. Ecco, ma perché secondo te non ci sono pedagogisti appunto che sono d'accordo con il ministro? E soprattutto, ma il ministro non sospettava che non avrebbe trovato molto consenso nel mondo della pedagogia, nel mondo della scuola? Ma il ragionamento del ministro è di tipo politico, non è di tipo pedagogico, fatto salvo che, come tu sai meglio di me, vai al ministero in via le Trastevere, i pedagogisti ne trovi ben pochi in questo momento, tanti informatici, no, tanti esperti di sicurezza, ma di pedagogisti non se ne intravedono tanti. Comunque, fatto salvo questo aneddoto, non è un concetto pedagogico quella della valutazione strettamente numerica. Difatti, anche fra gli opinionisti che sostengono il ritorno al voto numerico o alle scale numeriche, che è la stessa cosa, sono sempre personalità fuori dall'ambito
dal contesto tecnico-pedagogico, cioè da quella disciplina che fa da background alla scuola, perché quella non può essere la giurisprudenza. Noi siamo Certo. gli scienziati della scuola e quindi se ascoltassero gli scienziati della scuola, ovviamente, come avevano fatto nel 20, perché tu sai che la riformina, come l'hai chiamata giustamente, del 20 nasce da una commissione diretta dalla Nigris, che è un'ordinaria della Bicocca di Milano. C'erano tanti, come dire, docenti universitari, e questo è il metodo giusto, confrontarsi con i tecnici. La valutazione quindi deve essere formativa, ma deve anche servire al bambino, al ragazzo, all'alunno di imparare ad autovalutarsi, no? È così? Sì, assolutamente, ma questo può avvenire solo nella considerazione dei suoi progressi. Ti faccio un esempio che applichiamo in molti nidi e scuole dell'infanzia. Si chiama, è uno strumento che diciamo ho inventato anche se più o meno si utilizzava, e si chiama cassetto delle tracce. Ossia ogni bambino, ogni bambina del nido o della scuola dell'infanzia ha il suo cassetto che può essere aperto o chiuso, dove viene lui stesso. O le maestre ripongono le produzioni di quel bambino. Ogni mese o anche ogni 2 mesi, le maestre, mai da sole, perché lo sai che fare queste operazioni da sole è molto pericoloso, mai da sole, analizzano queste produzioni progressive, in progress letteralmente, dei bambini e delle bambine e, come dire, registrano su un documento specifico gli avanzamenti, cioè cos'è successo, senza giudizio, senza cos'è successo. Quindi il bambino era qua, adesso è arrivato fino qua. È molto semplice il cassetto delle tracce come utilizzo e permette di fare senza grandi patemi questo tipo di operazione. Nell'ambito invece della primaria, ma anche della secondaria di primo e secondo grado, è importante la prova d'opera iniziale, così l'ho chiamata. All'inizio dell'anno la prova d'opera iniziale permette ad ogni alunno di, come dire, vivere un'esperienza dove poi i suoi punti di partenza vengono registrati in uno schema apposito, che resta proprio come punto di partenza e su quello poi si costruisce la valutazione progressiva come nel cassetto delle tracce, vedendo non tanto attraverso un giudizio lapidario, più o meno arbitrario e come dire, discrezionale, cosa è e cosa non è questo alunno, ma cogliendo attraverso una descrizione appunto narrativa i suoi progressi. Ecco, è possibilissimo già da ora. Una sorta di portfolio, chiamiamolo così, è giusto? Beh, sì, è un termine che, come sai, gli insegnanti italiani non amano molto perché richiama una stagione non molto amata dagli insegnanti italiani. Senti, io vorrei chiudere con te con un ricordo che penso ti possa piacere, ti possa stimolare a fare un'ultima riflessione conclusiva. Danilo Dolci, di cui quest'anno ricorre il 100° anniversario della nascita, che cosa direbbe di tutto questo se fosse ancora con noi? Vabbè, qua Reginaldo, no, mi trascini molto anche sul piano emotivo, perché Danilo è stato proprio il mio maestro. Io ho lavorato con lui proprio nell'ultima parte della sua vita, quando lui sostanzialmente si dedicava proprio solo all'educazione, dopo che era stato un militante sociale straordinario, famoso in tutto il mondo, era stato anche un poeta, uno scrittore.
addirittura nel 70 aveva realizzato la prima radio libera italiana nella Valle del Belice, e però nell'ultima parte si dedica a questo, ci siamo incontrati, l'ho seguito, anche lui mi ha seguito, mi ha veramente stimolato da tutti i punti di vista, e direbbe quello che ha scritto nel libro Dal trasmettere al comunicare, no? Perché un giorno sta facendo una passeggiata, no, e vede che vicino a lui c'è una signora che sta parlando col suo cane al guinzaglio e continua a sgridarlo, questo cane al guinzaglio. Poi improvvisamente la signora parla e Danilo scopre che è un insegnante. Allora dice: ecco, questo non è insegnamento, non possiamo in nessun modo trattare gli alunni come cani al guinzaglio. Gli alunni hanno diritto a quello che fu un suo tema straordinario che io ho raccolto, ad essere ascoltati, insomma, ad essere considerati nel loro valore maieutico, nelle loro risorse, e l'ascolto è la base di tutto. Quindi lui sognava una scuola dell'ascolto, del lavoro, del laboratorio, e quando andava, io l'ho seguito in varie occasioni nelle classi, chiedeva ai ragazzi già grandicelli: qual è il tuo sogno? Quindi una scuola della domanda maieutica e non della risposta esatta. Questo è anche il mio sogno, e nel convegno, no, del 20 aprile lo ribadiremo, ricordando ovviamente il centenario della nascita di questa straordinaria figura dell'Italia civile, ecco, dell'Italia civile, va detto, perché anche la sua lotta contro la mafia non si Certo. può assolutamente dimenticare, insomma, ecco, ma però lui si è sempre considerato un educatore, ecco, è quello Quindi, l'asito che ci lascia, che io ho cercato di raccogliere. nella tradizione, nell'insegnamento di Nanino Dolci, noi dovremmo pensare ad una scuola dove si insegna, dove si ascoltano i ragazzi e non ad una scuola in cui i ragazzi vengono misurati, valutati e eventualmente anche sanzionati. Bene, grazie a Daniele Novara per queste parole e per le sue considerazioni. Grazie.